Quindi hai cominciato con la forgia. Con la forgia, trapano, il cudine, la troncatrice, il maglio. Dopo invece che è successo? È successo che dal 50... E all'epoca quando avete aperto questa bottega qui che facevate? Io quando ho aperto questa bottega praticamente ho iniziato facendo uno stippatore che a Fasciano lo facevano, facendo un verticale che a Fasciano lo facevano, perché a Fasciano purtroppo li compravano. I coloni, i contadini qui della zona nostra, di Fasciano, vicino Parigale, li compravano, venivano anche da noi a comprarli, alle macchie. Questi di Fasciano non erano con le officine attrezzate, facevano i piccoli lavoretti, facevano la finestrina, facevano l'inferiatina, andavano a ferrare magari un paio di bestie, però i lavori grandi perché erano locali piccoli dentro il centro storico, per l'estero del paese, di conseguenza erano piccoli lavori che non era. Invece io ero già in una strada più avanzata e allora fui costretto a fare una certa attrezzatura. Questa attrezzatura praticamente a me mi è servita per poter sviluppare molto di più la nostra agricoltura qui dalla zona. E allora a questo punto io ho dovuto fare questa attrezzatura. Però l'unico problema che io ho avuto è che non avevo la corrente sufficiente. Avevamo la cabina a Fasciano, da qui a Fasciano abbiamo 1 chilometro, e io praticamente ero lì a 500 metri. E allora mi messi a lavorare senza chiedere ordine, senza niente, perché era facile allora fare in quel modo, no? Allora che è successo? È successo che le attrezzature durante il giorno funzionavano, però arrivate verso la sera la corrente si abbassava. Non bastava. Dopo che è successo? È successo che io lavoravo poche ore, dico, ma come si fa? Allora andetti direttamente a Magione, dove era la centrale, e chiesi se era possibile avere un contratto trifase. Mi disse, dice, verremo a fare il sopralluogo e lo vedremo. Vennero a fare il sopralluogo e dice, ci abbiamo la cabina troppo lontana, gliene possiamo dare. Dico, ma così, dico, io purtroppo ho deciso di mettermi a lavorare, dico, e come faccio? Dico, c'ho già... non è una cosa facile, non è una cosa facile. Insomma, forza le forze, riuscì a prendere il trifase. Qui c'era un centro abitato, c'erano i contadini, c'erano altra gente. Si sono accorti che quando lavoravo mi si abbassava la corrente. Ah, ci credo. Mi hanno fatto ricorso. Mi è venuto un dirigente della centrale, mi ha detto, allora Paglicci, noi siamo molto dispiacenti, però gli dobbiamo alle 5, lei deve fermare l'attività. E non possiamo assolutamente, perché abbiamo già dei ricorsi. Dico, ma alle 5, dico, io dico, io faccio l'artigiano alle 5, sono mezza strada. Lavoravo fino alle 9, certo. Figuriamoci. Niente da fare, altrimenti taglio i figli. Niente da fare. E allora io ho dovuto per alcuni anni alzarmi presto alla mattina e alle 5. Finire. Poi a un certo momento che è successo? È successo che io con il mio saper fare, nel giro di qualche anno, sono riuscito a attrezzare i miei clienti fino al punto, non io solo, ma diciamo così, andava tutto il settore andava nella questione moderna. E allora che è successo? Cominciò a venire fuori qualche piccolo trattore, venì fuori una trebbia, io lassù mi trovavo, c'avevo una strada molto stretta e non passava. E non avevo la possibilità di fare lì un piazzale, niente, e allora servivo un'azienda, un certo Biavati, lui aveva un palazzo a Perugia, abitava a Perugia e a Fasciano, era uno dei,
diciamo, capitalisti, come si dice, della zona, i più forti. E allora io lo servivo i contadini che aveva lì un sacco di contadini, e servivo lui. E allora, un bel giorno, era avvocato, dissi: avvocato, dico, ti a sentire, a me mi serve 1500 metri di terra, perché devo fare l'officina nuova, perché qui i suoi clienti, dico, i suoi contadini li posso servire più. Dici: ma come? Ma sa, qui e là. Dico: c'è niente da fare, dico, io lo spazio non c'è, io mi devo ingrandire. Dico: di qui c'aveva la terra solo lui. E allora mi disse, dice, Paglici, dice, Biavati compra o non vende? Classico. Ah, grazie, dico, una bella risposta. A un certo punto io ero... Siamo qui intorno agli anni 60 siamo arrivati. Dunque, no, prima. Già prima, quindi, già di primi anni. Dunque, io questo discorso dal 53 al 60 lavoravo, però eravamo un po' più indietro. Dal 60 in poi, poi dopo le cose stanno cambiando. Certo. E allora che succede? Succede che io ero quasi deciso, siccome io avevo una qualifica da saldatore. Allora noi avevamo qui a 15 km una centrale elettrica, e allora io feci attraverso un amico mio, feci una domanda se potevo entrare nella centrale a lavorare, e avrei piantato tutto, perché le condizioni non c'era. A questo punto una sera mi telefona, in questo frattempo mi telefona Biavati, che dovevo fare del lavoro, perché ho lavorato un po' anche da idraulico, mm-hmm. che doveva fare del lavoro di riparazione urgente, perché c'aveva. Allora io l'ho preso un po' così alle strette, disse, dico, avvocato, dico, fammi una cosa, dico, dovevo metterci d'accordo, io sono disposto a servirlo a tutte le ore, perché andava a Perugia, mm-hmm. al palazzo, aveva dei lavori da fare, e quello che c'era da fare era in grado di poterlo fare. Se anche non ero molto pratico, però cercavo di impegnarmi, perché purtroppo i tempi erano quelli. Bisogna lavorare con la testa e non c'è altri mezzi. Certo. E allora gli dissi, allora facciamo una cosa, io se lei decide... Bene, altrimenti io me ne vado e pianto ogni cosa. No, dici, questo lo devi fare, perché tu sei il più giovane, sei a Paciano e devi a Paciano. Come? Io gli chiedo il terreno per fare l'officina nuova, perché purtroppo qui non si può lavorare più. Lei mi fa un discorso che compra e non vende. Vedete, un discorso, siamo troppo distanti, no? Dice, lascia perdere. Dice, allora sta zitto, dice, che fammici pensare un attimino, domattina viene a Perugia e io ce la fare così. Sì, a Perugia ci vengo, io sono disponibile, però noi dobbiamo risolvere questo problema, se no ci facciamo ogni cosa. Dice, sta a sentire, dice, allora, te mi hai chiesto un pezzo di terra, qui c'è il falegname vicino, siamo stati i primi due a iniziare la zona artigiana, perché noi qui siamo sulla zona artigiana, sì. Non è più privato, qui siamo una zona direttamente, e il primo praticamente sono stato io. Il primo a inaugurare la zona artigianale, l'artigiana. Perché questo qui... è quindi praticamente da lì... Mi sono spostato. Qui. Io nel 70 io ho lasciato con le barche e ho preso Peschiera. Qui è via Peschiera 12. Allora che è successo? È successo che... questo mi fa, dice, allora, Coppetti, eccetto Coppetti, mi chiede, lui lavorava dentro il paese da falegname, e era qualche anno più giovane di me, però. Dice, te mi hai chiesto la terra, lui mi avrebbe chiesto la terra per fare una voltecuccia. Allora dice, vediamo un po' ad accomodarvi, l'uno e l'altro, a me fa comodo il falegname, fa comodo il fabbro. Allora, nel giro di poco tempo, si decise, e si fece il contratto, non l'atto, il contratto. Come è stato, non è stato all'improvviso, sta persona è venuta a mancare. Ah, e adesso? Lascio passare un mese e poi vado dal suo figliolo, che era già notaio, lui è notaio e il babbo avvocato. Dico, allora Paolo, dico, dovevamo mandare avanti questa partita. Paglici, non famo più niente. La terra la vedo più.
Ale, l'altra volta. E allora io c'avevo un amico a Paciano che è ancora in vita. Insomma, in poche parole, riuscì a convincerlo. Sa perché? Perché qui ci abbiamo un appezzamento che c'è qui in azienda che fa il terzista, c'ha le macchine, e ha fatto una proposta di lottizzare tutto questo appezzamento di terra, 6 lotti di terreno, che praticamente 2 erano già venduti, e quell'altri 4 in attesa che l'avrebbero venduti prima possibile, perché noi eravamo già, lui aveva fatto questa lottizzazione, poi l'ha portata in commissione, è stata approvata per creare questa zona. E quindi la terra gli valeva di più. La terra gli valeva di più, prendeva i soldi, e gli avati sono di origine molto attaccati per i soldi, interessava, riuscì a convertirlo. E quindi così si è fatto l'affare. E così siamo andati avanti. E dopo, a un certo momento, io ho costruito e... Quindi nel 70 questo? Dunque, no, nel 68. E la l'officina qui con nel 68 io ho fatto gli ultimi, nel 68 ho fatto l'atto, nel 69 ho cominciato a costruire. E quando è inaugurato? E io qui ho aperto nel 70. Oh, e prima ho fatto l'officina e sopra ho fatto qui l'abitazione, l'ho fatta nel 71, a fare del genere, sono venuto a abitare nel 72. Perché se io avessi creduto che le cose erano così, per esempio, non avrei fatto niente, perché io il mio dispiacere è che la mia officina è chiusa da 20 anni e non funziona più. E domani certo. Il mio saranno costretto a vendere perché ce ne su che lavora.